italiane momentaneamente riunite a Genova primeggia la Cristoforo Colombo, ultimo capolavoro dei nostri cantieri. Su di essa si imbarcherà con la consorte Manlio Brosio, nuovo ambasciatore d'Italia a Washington. Egli succede ad Alberto Tarchiani, che lascia per limiti di età il posto valorosamente tenuto dall'immediato dopoguerra. Gli porge il benvenuto di bordo il comandante, gli auguri il direttore generale dell'Italia Navigazione. I palazzi di Genova, in piedi sulla collina, prolungheranno il saluto fin verso l'alto mare. Il moto incessante di New York riassume sotto certi aspetti il tipo di civiltà entro cui Brosio dovrà svolgere la sua opera di rappresentante italiano. Strade che paiono quelle dell'umanità in cammino. La cattedrale cattolica di St. Patrick e le celebri vie come Park Avenue e Broadway, le moli e le guglie dei grattacieli sono divenuti oggi i simboli di una delle metropoli del mondo. Ma New York si ricorda di essere città per una larga percentuale di italo-americani e di italiani, quasi sentinella di quella ormai salda amicizia dell'America che capisce il fervore della nuova Italia democratica e gli si allea e lo aiuta. Questo il messaggio che Clara Luce riporterà a Roma. In un discorso dopo le conversazioni a Washington, l'ambasciatrice ha fissato punti concreti per il miglioramento della nostra economia. La ringraziamo.